Eccomi qua, non ero pronta, avevo dimenticato di cambiare la categoria, il titolo, tutto, tutto, tutto. Intanto clicco. Adesso parte. Aspetta, aspetta. Mi abbasso un po' la musica in cuffia. Avevo voglia di tamburini. Io ieri ho fatto solo il tutorial. Abbasso ancora perché non ce la posso fare. Allora, innanzitutto devo capire se si sente, se si vede, se esplode tutto, che cosa succede. Fatemi controllare. Perché qua. Ok. Vedere se si vede, si sente anche. Ok. Si vede, si sente, tutto a posto. Con questa sottofondo. Linda, linda, linda. Ok, quindi non ho fatto manco una canzone, ho fatto solo il tutorial. Io a Taiko ci giocavo. Ci ho giocato su PSP. Ci ho giocato su Switch, coi tamburini proprio, su Switch. E su PSP invece giocavo coi tasti. Adesso, io i tasti me li sono già dimenticati da ieri. Perché dei tasti fanno il tamburino destro, dei tasti fanno il bordo, dei tasti fanno la parte sinistra e insieme fai bordo o centro del tamburino. Vabbè, prima o poi, a furia di dai e dai, imparerò o no? Proviamo, dai, facciamo facile, normale. Farei normale. Vediamo come va. Giusto per ambientarci. Bene. Hajimarudon! Quindi questo, ok. Cominciamo bene. Questo, no, questo è sempre coso. Ok. Stavo provando il tasto azzurro. Brava me. Farò schifo, prego. Sbagliando tutto. Non mi ricordo come si fa. Non riesco a parlare. Insieme. Devo fare mente locale su il doppio centro e il doppio esterno. Però ok, ce la posso fare, devo riabituarmi ai tasti. È tanto che non lo gioco, l'ultima volta che l'ho giocato col tamburo e ovviamente col tamburo è chiaro qual è il centro e qual è il bordo. Va bene. Come chiede? Non mi interessa a te. Ok. Tanto io come. Ok, stavo dicendo come so quando. Non so se si vede il cursore. Quindi questa fatta. Io le faccio a caso, nel senso che non le ho mai fatte, quindi a caso. Ikudan! Odoru hima ga attara hatmei shite, utau hima ga attara hatmei shite.
Questo. Vabbè, c'è Nihaku Combo 200. Perfetto. Perfettone. Perfettone. Adesso ho capito com'è il doppio bordo. Ce l'ho. Ce l'ho. Can shot in combination. Ciao Leonida. Come stai? Alla faccia, eh? Visto. Cos'è che mi ha dato il costumino Kabuki? Tra l'altro gliel'ho messo io il costumino con la coroncina. Che teneri che sono, ma gli ho messo la coroncina e la spadina e il mantello. E cos'è? Questa la conosco. Non sono le Blackpink? Forse no, non lo so, non me ne intendo, però sembra. Boh. Beh, però TT giapponese, secondo me sono loro. Può essere, può essere. Andiamo, andiamo. Già finita. Bravo, sfamaduca, perché qua siamo alla rovina. Oh, ricca. Ricca. Alle attività. Alle attività giornaliere come migliori gacha. Sakurambo. You know.
Anche Muse Dash ha le attività giornaliere. Leonida ogni tanto ricorda che c'è Muse Dash. Però te l'ho detto qual è l'obiettivo. L'obiettivo è pagarlo un euro, se non meno. Guarda qua, perfettone intanto, tutta spaziale. Hai capito? Ogni tanto, esatto. Nai nai nai. Non ero pronta in alcuni momenti. Non ero pronta. Mi ha fregata. Questa cos'è? Mayo Nakano Doa? Stay with me. Questa? La conosci? Sbagliato, mannaggia me. Bella però. Bella. Peccato che le canzoni di Taiko sono sempre cortine. Cortine ma pura sofferenza alle difficoltà più elevate. Pony.
Ahegor o Lolicore, indeciso sono. Non so che cosa voglia dire. Ma ok. Timing? Timing. Hajimaruton! Ma fregata! Ancora bene, ma non benissimo. Continuo a ricevere premioni, ma vabbè. Disponibili nuovi costumi chic 3. Ok. Kurenai. Che voce questo qua. Chitarroni. Progressive Power Bushido Metal, mi dicono dalla regia. Ottimo. Oh, perfect, eh?
The Power of Love, da Back to the Future. Intanto aggiorno la sezione musica con Miku. Sai che c'è anche qua? Ci sono anche qua delle robe delle Vocaloid. Ci sono anche cose di Miku. Ho già sbirciuggiato, però siccome voglio andare in ordine, sto partendo dalla categoria pop. Plastic Love. Di questa. Che basso. Plastic Love? Bella, oh! Bella questa! Remix di The Vaporware, si sprecano queste musiche. Oh, è bella sta canzone! Perfect!
RNG, Cinderella, Soshina, It, Su, Ayamiya. Boh. Brava me, complimenti. Me lo son perso. RNG Leonidella, Story of Mahjong Player Against the Old Man from Asia. Storia di un Mahjong vissuto pericolosamente. Oh, Babbo Natale, tipo, o era una renna. Altro. Vediamo. Sì, Kabuki. Babbo Natale. Ah, aveva la renna dietro. No, ma a me piace questo qua. Tempio portatile. No, no, per me deve stare così. Goloso il tazzo il taiko zugino. Mamma, non riesco a leggere. Due renne dietro. Cos'è questa? Tsugaru Haikyo Ugugeshiki. Mi sembra un po' grammatica questa canzone. Guarda il tamburino com'è arrabbiato. È on fire. Molto grammatica. Senti proprio. L'inizio di un film qualunque, sì, sulla mafia, sì. Senti quella cantante tipica giapponese. Prepara i fazzoletti per le lacrime. Dov'è il mantesso? Dov'è?
Questa qua era del Mantesso, ve lo dico. Era la sua. Era la sua, assolutamente. Natsu Matsuri? Natsu è estate? Matsuri è il festival estivo, quindi Natsu mi pare sia estate. Il padrino meets the tattooed Yakuza chairman. Praticamente, sì. Con quella voce... Altri disegni sotto mi spaccano. Ah dai però. Qua è bellissimo giocarlo in sala giochi col tamburo gigante, cioè la cosa più bella della vita. Una soddisfazione estrema. Ovviamente in Giappone, perché qua da noi non c'è. Non l'ho mai visto io. Sema Fontaine, folk pop, hard punk, rock, questo è il genere. Ma non è neanche le sale giochi più esistono, esatto. Un paese alla deriva. E non ci va nessuno. Invece là ancora sono frequentate. I pro hanno le loro bacchette. I pro hanno la loro tesserina. Da Your Name. Your Name, Kimi no Namae wa, il film d'animation. Perfect. Perfect.
Poi, siamo quasi al cambio di categoria, eh? Poi c'è la categoria anime, se non erro. Guarda la tamburina! L'importante è che non sia koi koi. Senti questa come spensierata. Se poi non sbaglio le note. Basso, cos'era? Magari parla di una sparata dell'asilo con almeno 98 vittime, non lo so. Chi lo sa? Chi lo sa? RPG. RPG, attenzione. Mantesso, buonasera. Prima c'era la sua canzone, adesso gliela rifaccio perché è arrivato lei, quindi va rifatta. Come sta? Signor Papero, buonasera. Si stamburelliamo. Perfetto. Qua volano i perfect. Lo dico. Allora, com'è che si chiamava? Tutto molto benissimo. Aspetti, qual era? Era... No? Questa qua. La sua canzone. La sua canzone. Ho pensato a lei quando l'ho sentita. Andiamo a risuonarla. Immaginate il mantesso col kimono che guarda fuori dalla finestra. E intanto c'è questa canzone.
Sente, la sente, ha sentito questa vena grammatica che caratterizza anche un po' lei? Era questa qua. Le dedico questo perfect. Perfetto. Quindi ci saranno insulti rent. Grazie Leonida per aver regalato la Sabba al Mantesso. Grazie mille. 77, come i miei anni. Ah no. Indosso il kimono già ballando. Cioè è sua questa qua. Cioè proprio quelle foglie, capito, che cadono, che guarda fuori dalla casa rigorosamente tradizionale, con le mani dietro la schiena. Cioè è lei. Spiegazione sull'indicatore dei tasti. Allora, il tasto mi ha dato il costume da ninja, bellissimo. Allora, i tasti sono praticamente il rosso piccolo è il centro del tamburo, ok? Il rosso grande è il tamburo, cioè in realtà non è il centro, perché il rosso è destra e sinistra del centro del tamburo. Quando sono piccoli puoi premere destra o sinistra, indifferente. Quando è grande l'indicatore devi premere contemporaneamente la parte destra e la parte sinistra. Sono mappati sul controller queste cose qua. Quindi dei tasti fanno destra, dei tasti fanno sinistra, rosso, centro del tamburo. I tasti azzurri invece, piccoli, sono parte destra o parte sinistra del tamburo, però del cerchio esterno, e insieme sono parte destra e parte sinistra. Quando c'è il palloncino da gonfiare devi fare le rullate, quando c'è la campanella da suonare devi fare le rullate, e un'altra cosa, comunque devi fare le rullate, tipo una specie di salvadanaio, che anche quello funziona con le rullate. Tutto qui. Aspetti, occhi e crocette, bravo, esatto. Blah, bisogna toccare il bordo, il rosso il centro, esatto. Non è che sono sempre ad ascoltare tristamente neonipponico alla finestra, quello quando vengo rantato e preso male parole, per la precisione. Sì, però guarda il tamburino, mi si è depresso il tamburino. Sì, esatto, si sente anche nel suono, il centro chiaramente al suono del centro e il bordo al suono del bordo. Comunque dicevo prima che questo gioco qua è il massimo, è giocarlo in sala giochi in Giappone, col tamburo gigante. Questa devo fare, no? Questa devo fare. Esatto, si sente proprio il tac della corona del tamburo, sì. Ok, tra l'altro Mantesso arriva anche nel momento in cui mancano due canzoni e poi passiamo alla categoria anime, perché questa è la categoria pop, come si legge in alto. Wow.
Voilà. Vi faccio sentire anche la mia preferita, sono sicuro che la conosce. E aspetta, qual era? Qual era? Aspetta. Ok, Stay With Me? Questa? Questa qui? Vado? Io vado, eh? Vediamo se riusciamo a fare il perfect a sto giro. Reonida. Reonida il romantico. Senti che basso che ha. Perfect, perfect. Ci tengo a precisare che io questo qui non l'ho mai, cioè sto gioco non l'ho mai giocato, questa versione del gioco. È la prima volta che suono queste canzoni. Sto giocando a normal per il momento, perché Taiko sa essere molto 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 infame, come tutti i rhythm game. Ho sentito Ichio alla fine. Yosh. Conosci pure tu questa qua? Certo che la conosco, si recide di arterie. Non si recide le arterie. Cosa fa? Non avevo dubbi alcuno. Ciao MT. Come stai MT? Come la va? Allora andiamo, 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 che poi iniziamo la categoria anime. Gimme chocolate. Tutto bene io, grazie. Gimme choco. Guarda, guarda il tamburino com'è pimpante. Tamburino on fire. Il cane mi spacca. È meraviglioso. Una fregata.
questa è un po' infame, eh? Questa è un po' infame. Bellissimo sto gioco, ma il controller tamburo. Sì, io ho il controller tamburo, ma della versione Switch. Adesso sto giocando il Tap qualcosa, non mi ricordo il titolo. Questa è la versione per Apple Arcade. E sto giocando col controller in questo momento. Perché la versione Switch, il controller non è compatibile, è compatibile solo con Switch. Quindi pad. Sono le Baby Metal? Ma davvero? Io non sono sul pezzo, cioè non conosco. Ho capito, onorevole, facevo notare che qua le CH vengono lette non all'italiana. Picco? Quindi? Comunque era Anthony Sam prima, onorevole. Per quello ho sentito così. Tu sei meglio che rimane ignaro? Di che cosa? Ho sentito K47 fare meno casino. Sì, a me piace tanto Taiko. La prima volta che ho giocato a Taiko è stato su PSP. Ah. Siamo alla categoria anime. Vai, vai. Come questa no? Le facciamo tutte? Tutte? Fila ben due tappi per orecchie, non nelle orecchie però. Provi quelle ad espansione che si usano al poligono. Perché non le piace questa? Odoru Pompocorin. Qua. Che bello, guardiano! Meraviglioso! Però io non riesco a rinunciare. Come è troppo giapponese. Attenzione, Galaxy Express!
avervi il cantante approvo. Balla sulla sedia. Come c'è un limite a tutto, guarda qua. Occhio a non cadere dalla sedia, mi raccomando. City Hunter, adoro. Dai, dai, dai. Che bestia è quella che danzetta lì sotto? Sbagliato. Faccia ora che non c'è Melisse. Quando viene la faccio. La rifaccio. Perché non ho fatto perfect. Ah, guarda come canta il mantesso. E la rifaccio, quando arriva la rifaccio. Ma come non è giusto? L'animale in questione dovrebbe essere il Munnezicus arboreus. Xinjiang? Muscat. Muscato. 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 Non ce la fa. Non ti ricordi? Ma già finita. Doraemon. Continuiamo sul viale dei ricordi.
Shalala. Piange, però canta insieme il mantesso. Questa è mia! Questa è mia, Sera Moon! Ah, che bella! Come posso non fare perfect su Sailor Moon? Vergogna. Shame on me. Ma come abbassa il volume? Ma come si permette? Ma abbassa il volume su Sailor Moon? Ma che stiamo pazziando proprio qua. Le dico che ha sbagliato, non vuole, probabilmente la rifarà. No, non la rifarò. Rifaccio le canzoni solo per dedicarle. Ha sentito non le vuole, ma mi ha detto no, ha gomina dito semo, ha detto come se permette, cosa è diverso, sa? Stone Ocean. Oh, Jojo. Non ero, cioè, nel senso, ho iniziato la canzone, ma ho letto la chat e è andato in conflitto la cosa e niente. E rinizio. Ho detto male. Giorgio dico. Ma come balla Leonida? Comunque, questa disonore. Il gioco mi ha detto addirittura male. Capito? Mi ha detto male. Ancora Jojo. Non avessi 400 grammi di Bergadère in digestione. A formaggio?
Ma ha detto male ancora. Ancora. Kaneda, ma non so. Non so, non so. Ha detto male un sacco di volte. Solo Sailor Moon sa una parola. Scusi, Sailor Moon era la mia preferita da piccola. Chiedo scudo. Spy Family, di questo ne ho sentito parlare un sacco, ma non l'ho mai visto. Beh, io non guardo praticamente quasi più anime, quindi boh. Però so che è famoso e so che è amato. Bellino. Fazza in ordine, dobbiamo annare. Sì, 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 è la regola. Non guardo più anime, esce da John Doe silenziosamente la porta. Non sia grammatico, eh. Stavo riguardando Idolo delle liceali. Questo è il costume di Leonida, Idolo delle liceali. Guardate qua. Stavo dicendo che stavo tentando di guardare la nuova versione di Lamu. Titolo originale Urusei Yatsura. Ma mi sono fermata. Non perché non fosse bello, però perché boh. Fossi stato grammatico l'avrei sbattuta la porta. Ok, ok. Moderatamente grammatico. Trigun. Non so cosa ho fatto lì. Bella comunque questa.
Bella comunque. Io ho fatto schifo, però la canzone è bella. Lascia tutta metà onorevole, non ho parole. Aspetta, sentiamole tutte, in che senso? Ma come, era bella questa di Trigun? Perché no? Aspettate che bevo. Symphonic Suite Akida. Intendeva questo, Canada? Le visioni. Gliela dedico, le dedico questo perfect. Mantesso aereo. Le visioni, guardi, ascolti per vedere cosa c'è, conosciamo e poi ritorna quella che deve suonare rigorosamente in ordine. No, le scopriamo mano a mano, dai. Insomma, quelle vibes fallo brasiliano che mi garbano. In ordine onorevole, in ordine come sono lì, guai. Ritiri subito la sua richiesta, umilmente. Suonarle, solo spulciarle. Oppure quello va fatto in ordine. No, teniamoci le surprise. Yu-Gi-Oh! Yeah.
Ah, mi ha fregata. Sono andato insieme. Che infame che è questa qua. Teniamoci la surprise. H, immergiamoci nello CD. Ho un drago bianco, occhi blu da evocare. Dicono abbia 4000 di attacco. Prova a ballare come i tizi di sotto. Come i tizi sotto, ok. Ma si sloga al menisco e gli parte una rotula. Naspa sul pavimento, benissimo. Io però preferisco il mago a formante occhi verdi. È una carta di Yu-Gi-Oh! E non ho mai giocato a Yu-Gi-Oh! Solo Canada non è da rifare. Sta insinuando che non faccio perfect? In effetti, alcuni non sono perfect. Ma non importa. Andremo avanti lo stesso. Ora ci tocca Gundam. Ho insinuato con questa cosa, io no. No, 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 no. No, e no, e no. C'è un limite a tutto. Questa si rinizia. No, non esiste. No, eh. È freccata, signorina. No, 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 no. Adesso la rifaccio. Bella questa però, oh. Bella, bella questa qua. Ho dei mazzi di Yu-Gi-Oh! Da qualche parte. Chissà se valgono qualcosa. Probabilmente sì. Dico io, c'è un limite a tutto ed è subito. Non dica minchiate, Mantesso, 6 minuti dopo. Eh no, c'è un limite a tutto, la rifaccio. E quel limite può essere marcato a piacimento. Esatto. Sicuro valgono qualcosa, basta trovare l'acquirente giusto. Sì, 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 dovresti informarti. Che fai, insinua? Sì, sì, comunque ancora in auge, eh? Senti come, senti la proprietà del linguaggio, è ancora in auge. Full Metal Alchemist.
così, finisce così. Non mi ascoltate mai, prende il girello e se ne va verso la finestra con quella canzone di qui sopra. Spero solo che non li ho cestinati durante uno dei miei attacchi del colpo lacca. Ma sai che anch'io ogni tanto gli attacchi butto via tutto. Ho buttato via un sacco di riviste della Play e affini e penso che ad oggi varrebbero un po' di soldi, ma vabbè. Ma niente. I milioni li ha buttato onorevole. Ce n'è abbastanza per una denunzia, chiami il guru. Ma veramente. Eccola qua, Urusei Yatsura. Guarda, guarda come canta. Guarda come canta. Mi è turbativamente familiare. L'ho già sentita da qualche parte. È la Mu. È la canzone di Namu. La sigla. Tank. Tank. E certo che dico, Urusei Yatsura è la Mu. Questa qua la conosce anche il papero. Dai, dai, andiamo. Dai! Me l'aspettavo che ci sarebbero state le ultime note. Oh,
L'onorevole, lei è il protagonista di Lamu, quindi Ataru, non so se è un complimento. È un complimento. Certo, la sigla è Ataru Moroboshi. Corre dietro a tutte le gonnelle, è fidanzato con Shinobu, ma corre dietro a tutte le gonnelle, Lamu compresa. L'onorevole la sta sbagliando di proposito. Intanto ho visto Lamu, credo avrò beccato una o due puntate. Bene, per me sono finite, rotto dalle scale con il girello. Sì, è fidanzato con Shinobu, non Cook Shinobu. Ora ci tocca quest'altro, Naruto. La storia di Kiri è molto più solida per ora. Majima non mi sta dicendo nulla. Cosa sto sentendo? Stiamo molto calmi. Stiamo molto calmi. Vai avanti, vai avanti. Anche la basetta Glam Ataru approvo, ecco. Nemmeno io ho preso tante botte come Ataru. Guardi, così si fa un'idea. Sì, sì, potrebbe piacerti Lamu. Alla fine è divertente. Comunque è un bell'anime. È un bell'anime. Non so se consigliarti la serie originale o questa nuova. Anche questa nuova mi sembra fatta bene, comunque, fino a dove ho visto. Io ho letto tutto il manga. L'anime non l'ho mai visto tutto, però conosco la storia per il manga. Io sono... Da piccola mi piaceva tantissimo lei come autrice. Infatti uno dei miei manga preferiti è Ranma. Continuiamo con i classici. Saint Seiya. Al secolo, i Cavalieri dello Zodiaco. Capitolo 10, vai avanti, vai avanti. Thank you.
Ah, Tario è meno maniaco. Troppo starci, ok. La Mul nome è giusto per una waifu. Tra l'altro lei, il suo vero nome è Lum, se non erro. Vero? Mantesso, Lum. Non la Mu. È stato tradotto per noi la Mu, credo. Pegasus Fantasy. Altro capolavoro della vita che qualcuno rifiuta di vedere. Legacy il papero. Questa però è la versione nuova di questa della canzone, perché Evangelion 1.11 You Are Not Alone sono i film nuovi ormai, non qualche annetto già. Meravigliose le musiche di Eva. Se non faccio perfect in questa, guarda, anger. Andiamo. Bellissima, questa canzone è bellissima. Non mi piacciono le cose giapponesi. Guarda, silenzio, non è una scusa. Non è una scusa, silenzio. Aspetto l'effigie del sommo sul rifacimento delle host, mamma mia. Ciao Melissa, come stai? Grazie mille Leonida per aver regalato la sabba. Melissa, grazie mille. 78 con miei anni sempre. Attenzione, è arrivata Melissa, quindi dobbiamo risuonare una canzone. Eh sì. Dobbiamo risuonare. Dov'è? Dobbiamo suonare questa. Ci tocca. Onorevole, io griderei ecco. Ma se a lui gli ho dedicato quell'altra canzone, se... Poi questa, cioè c'entra anche lui. Sto bene, Melissa, grazie.
guarda, guarda, gridano al complotto e poi guarda lì, il maestro è lì che canta, il maestro, chi è il maestro? Il mantesso è lì che canta, starà facendo la break dance sul pavimento. Perfetto, perfetto, capito? Perfetto. Torniamo a noi. Toy Story. Com'è che si chiama da noi Moana? Quello dell'oceano. Il maestro. Non lo so. Oceania? Può essere. Bello, tra l'altro, mi è piaciuto. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles. I've got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through. 'Cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some of the folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. Stiamo un po' ballicchiando, ecco. Secondo me la prossima volge messia, ecco. Io lo dico, qui lo nego. Sarà paragonato al Nazareno di Betlemme. Antica città semita, nonché culla del gioco d'azzardo, ecco. Io penso che invece volgerà a... non lo dico, va. Mi prende il girello, ma cede perché Melis lo ha sabotato. Ho visto una cosa dopo, ho visto una cosa dopo, Lupin. Little Maui's having trouble with his look. You little semi demi mini god. Ouch, what a terrible performance. Get the hook. Get it. You don't swing it like you used to, man. Yet I have to give you credit for my start and your tattoos on the outside. For just like you, I made myself a work of art. I'll never hide, I can't, I'm too shiny. Watch me dazzle like a diamond in the rough. Strut my stuff, so shiny. I'll send you armies, but they'll never be enough. My shell's too tough, Maui man. You could try, 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 but you can't expect a demigod to be a deficit. Look it up, you will die, die, die. Now it's time for me to take apart your aching heart. Far from the ones who abandon you, chasing the love of these humans who made you feel wanted. You tried.
Bella anche questa. Hai visto anche tu, Melissa? Lupin. Aspetta di sabotarmi l'onorevole. Che cos'è? Non ha sabotato l'onorevole, ha sabotato il girello dell'onorevole, diverso. Sto ballando, Leon. Canticchio inventando le parole. Se inciampa da solo non è colpa mia. Ecco. Comunque Paganini non ripete. Se vuoi sapere di Lamuri guardi il bod. Bello usare le frasi altrui come monito. No, no, l'ho letto che era Ramu. L'ho letto prima. Sarebbe proprio Ramu, ma essendo alieno occidentalizzarono ufficialmente in Loom. Ah, io l'ho letto prima comunque. Cioè non l'ho letto ad alta voce ma l'ho visto. Pompiere di Edo. Bene. Brava Melissa, sfama Duca perché ha fame. L'ora è quella. L'ora è quella, ma noi andiamo avanti. Che fai, non la finisci? Sì, 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 sì. Del 78. Bella. Bastava dire che l'aveva letto. Guarda come canta, guarda come canta. Vecchia, vero? Del 78? Abbastanza vecchia, moderatamente vecchia. Konbanwa, Hitomi. Genki desu ka? Anpanman? È vecchissima. Thank you.
canta fortissimo nell'orecchio dell'anziano, sempre con parole a caso, così si triggera ancora di più. Se vuol firmare querele, ne ho in abbondanza. Basta queste querele, ti brucio i fogli. Attenzione, Frozen, attenzione. Sto video verrà mutato tutto, penso. Elsa, eh? Bello anche Frozen, mi è piaciuto anche quello. Andata a vederlo mille anni fa con una mia ex collega, perché aveva un'amica che lavorava alla Disney. Siamo andate con lei e la sua bimba. Quando è uscito mille anni fa. Sono distratta. Ho guardato la chat. Giocavo ad un minigame da browser per scoprire la sensibilità del mouse con Elsa. Credo di non voler approfondire. Prima non voleva farti sentire Get Wild, se non fosse stato per l'onorevole, sappilo. Ma quando mai? Che bugie. La dedicammo ad una nostra collega dopo che scoprimmo che tratteneva idrogeno per decoro. Rullo rapido è la top skill di Khalid in piazzetta, comunque. Fingerò di aver capito. Anche Demon Slayer conosco di nome, mai giocato. Attenzione, sotto vedo una roba bellissima. Totoro! Ho sbagliato tutto.
ma è Totoro che se ne va, oh. Demon Slayer, lo legge mia cugina. Lo leggeva, non so se lo legge ancora. Attack on Titan. Non sono una fan di Attack on Titan, non mi piace. Ho visto la prima stagione o le prime due, adesso non ricordo. Ho perso il filo. Sbagliato. Ma i disegni particolarmente di Demon Slayer. Meno male che non ero Red Swan, me ne andavo, non tornavo più. Ho già la macchina accesa, onorevole, bene. Sì, sì, le coreografie dei personaggi di sotto sono bellissime. Ci siamo! Che bello! Che se ne va col girello. Dove va col giro? Ma dove va col girello? My Little Pony subito dopo, eh sì. Ci tocca. Guardate cosa c'è sotto, sotto sotto. Shala, shala.
come troppo. Se voglio le views, per che cosa? Per My Little Pony? Come pesce spada, che brutto! Orfetto! Altro capolavoro da Eva! Questa è la versione originale della sigla, però, eh? Andiamo. Perfect. Anche qua, se non facevo perfect, c'era da brillarsi. One Piece. Siamo alle ultime, finiamo gli anime e poi stacco. Cosa? Hold
Quello sembra il cane di Gigi la Trottola che balla. Che carino, Gigi la Trottola. Ci siamo. Un altro classico. Sbagliato. Mi ha fregato il ritmo. Non so cosa ho fatto, boh. Non so cosa ho fatto. Ha dato la colpa al ritmo, certo, non è colpa mia. Ma prima dice Dragon Ball con le mani nei capelli e poi canta. Io veramente non ho parole. Le regole si plasmano secondo il mood. Esatto. Digimon. Non pensavo fosse questa. Brava Melissa, diglielo, non si fa così, si fa così. Sono le regole. Ero fissatissimo da bambino e dissavo Pokémon fortissimo. Ah, bravo, bravo. Ho sensazioni miste su Dragon Ball, però canto. Capisco. A me non è mai piaciuto comunque. Ho guardato qualche puntata della prima serie, ma... Guarda qua, questo lo guardavo invece, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa lo guardavo. Avevo anche un gioco per PlayStation, sì, delle os di una tristezza immane. Andiamo con l'ultima.
それにつけても俺たちは何なの。ボール一つにキリキリ舞いさ、ダッシュダッシュダッシュ、キックエンドダッシュ、いつか決めるぜ稲妻シュート。Come disegni e combattimenti Toriyama, materiale di studio. Sì, è bravo, però come sa, io non sono, non mi piace il suo stile. Non mi piace Toriyama. Purtroppo, però è molto bravo. Non c'è Ken, no, non c'è Ken. Mucca, bellissimo. Li guardavo Mineshiro e Mimi, anche io li guardavo. Pop. Bocciata la playlist. Non avranno sganciato per i diritti. La categoria dopo è quella delle Vocaloid. Sto male. Questo dobbiamo continuare, cioè nel senso... questo devo andare avanti a giocarlo finché non abbiamo fatto tutte le canzoni. Torni qui. Torni qui. Dove va? Addio che cosa? Torni qui. E che cos'è? Guarda, si è arrabbiato anche il tamburino. Quale tamburino? È incazzato come una iena, guardane. Adesso si è anche depresso. Colpa sua. Allora, anche tu, no Vocaloid no, per piacere, eh? Non potete dire a me che gioco Amico, no le Vocaloid no. Ma che basta Amico? No, 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 anche qua in Taiko. Prossima volta andiamo avanti. Non è che possiamo lasciare il gioco così. Senza fare tutte le canzoni almeno una volta. Tutte, dobbiamo fare tutte. Pure la musica classica se c'è. Perché in Taiko c'è anche la musica classica. Comunque mi fermo qui. Tutte le dobbiamo sentire. Tutte, tutte. Cioè non è che... non si scappa. E niente. Ho guardato se c'era qualcuno da raidare, ma non c'è nessuno che mi ispira felicità, quindi niente. Noi ci vediamo lunedì alle 5, a sto punto direi sempre con Taiko, perché mi piace e ho voglia di farmi tutte le canzoni almeno una volta. Quindi sì, dico che continuiamo questo. Oggi ci ho impiegato un paio d'ore e mezza per fare due categorie intere. Non so se la quantità di pezzi è la stessa, però faremo un altro po' la prossima volta e poi un altro po' ancora. Sì, andiamo avanti a oltranza. Ma perché piange, Mantesso? Perché piange? Iniziamo con la col botto la prossima volta. Hashtag oltranza, esatto. C'è tempo per giocare altro poi. Tra l'altro, a proposito, io... sai che mi abbasso un attimo il volume in cuffia perché sto diventando scema. Mi sono scaricata anche Hidden Folks. Hidden Folks, che ho iniziato un po' per vedere com'era, è praticamente, non so se avete presente, Dov'è Wall-E, i libri di Dov'è Wall-E. Doveva praticamente vai a cercare questo personaggio che è Wall-E in queste tavole illustrate
molto grandi e molto popolate. Questo gioco qui praticamente è così: vai a cercare degli oggetti e dei personaggi che ti chiede per ogni livello e avanti al successivo. Vi potrebbe interessare da vedere, perché per me forse è un po' noioso, nel senso, non per me è da giocare, perché a me piace, è da vedere, non lo so. Ossigeno arricchito di ossigeno, ossigeno onorevole. E non lo so, perché per me potrei giocare anche quello lì. Soprattutto io volevo giocare in realtà Monster Prom. Non ho sentito, mi scusi, ho detto che ho scaricato un gioco che si chiama Hidden Folks, che praticamente è come i libri di Dove è Wall-E. Sta presente Wall-E, sono queste tavole giganti dove tu vai a cercare Wall-E ed altri oggetti. E i disegni sono tutti super popolati di oggetti, di cose. E, però non so, mi sembra che potrebbe essere noioso in live, perché i disegni, tra l'altro, non è colorato, è completamente bianco con il disegno nero, un pochino. E quindi non so, non è particolarmente bello da vedere, mi sa che potrebbe essere noioso. Però se potrebbe interessarvi, fatemi un fischio, io l'ho scaricato. E in realtà stavo dicendo che volevo anche giocare un'altra roba che si chiama Monster Prom. E mi sarebbe piaciuto, però sul mio Mac si blocca, nel senso che io lo avvio e si blocca anche quello lì. Tra l'altro Monster Prom dura poco, è una presa in giro, diciamo, dei dating sim. È un dating sim irriverente con disegni colorati, è una specie di, sì, visual novel slash dating sim, però molto ironico. Mi sarebbe piaciuto, però non riesco a farlo funzionare. Se trovo modo per farlo funzionare, mi piacerebbe fare anche quello. Va bene, Mantesso, buona serata, grazie della compagnia. E niente, questo è quanto. Quindi non lo so, vediamo. Innanzitutto finiamo le canzoni di Taiko e poi mi regolo. E niente, io vi auguro buona serata e buona cena, ringrazio tutti quanti per la compagnia. E vi auguro anche buon weekend. E niente, adieu mes amis, adieu, adieu, adieu.